Ok ragazzi, totalmente a sorpresa un altro trailer di Dragon Ball Sparking Zero. Sto mese è incredibile, ne stanno uscendo tantissimi. Ma non è un trailer normale, cioè come quelli che stavano uscendo ultimamente con la presentazione di vari personaggi. Questo è un Game Mods Showcase, quindi ci mostreranno delle modalità del gioco? Vediamo, vediamo, è incredibile, non me l'aspettavo. Peggy 12. Ok. Guess we'll see. This will be when the true battle begins. Vabbè, questo è il trailer di qualche giorno fa. Fantastico comunque. Mamma mia. Che hype, che hype. Però questo è il trailer già visto. Quello della data. Sì, anche con i What If. Sì, questo è già visto. Comunque, chissà le musiche come spingono in sto gioco. Perché già nei trailer sento bella roba, eh. Queste chitarre, batterie. Si va alla grande? Ma su questo i giochi di Dragon Ball hanno sempre dato una bella carica. Mamma mia, non vedo l'ora, 11 ottobre. Anche prima, se avete l'Ultimate o Deluxe. Allora, ciao a tutti. Dragon Ball Roo, il produttore di Dragon Ball Roo Sparking Zero. 先ほど皆様に見ていただいたのは6月上旬に公開したトレーラーOK、でしテレた。ディジュニョ、sì。映像にもありました通り、本作は10月10日に発売決定いたしました。OK、11 ottobre la 応data。援してくださっている皆様には改めて感謝申し上げます。発売を楽しみにお待ちいただけたらと思っています。Cavolo, se lo 今回 aspettiamo, はトレー cavolo。ラーではお伝えしきれなかった2つのゲーAllora, il ムepisodio モード、battaglia エè クスla トロバトル battaglia と他のバ personalizzata。トルの詳細を新規ゲーム映像を使用してお伝えいたします。 Ok, nuovi dettagli del まずはゲームプレイ、エピquindi. ソードバトルです。Episodio このbattaglia, モードvediamo, は vediamo. 悟空やベジータなど8人のキャラクターから選んだキャラクター目線で原作の物語に沿ったシチュエーションのバトルを楽しめる一人用のモードです。物語の流れ Ok. やシチュエーションが分かる導入パートと実際にプレイするバトルパートを繰り返しながら進めていくものになっております。キャラクターごとにボリュームは様々ですが、最も長い悟空についてはドラゴンボール Z のラディッツとの戦いから始まり、ドラゴンボールスーパーの力の大会編の戦いまでのバトルステージが用意されています。原作で苦戦していた相手と歯応えのあるバトルが楽しめるようになっていたり、一部の物語パートは一人称視点で楽しめるなど、キャラクターとしての体感を味わえるモードになっています。一部のステージに限られますが、物語のターニングポイントとなっていた場面での選択やバトルの結果次第で原作とは異なる場面に出くわすこともありますので、ぜひドラゴンボールのキャラクターになったつもりでお楽しみください。以上がエピソードバトルの説明となります。 Ok, quindi aspetto un attimo. Gli episodi di battaglia ci mostreranno le varie parti della storia di Dragon Ball da punti di vista differenti, anche proprio dal punto di vista proprio della persona. Infatti abbiamo visto che c'è Goku che in alcuni punti ha proprio la prima persona che guarda gli altri. Ok, quindi ok, ci sta per cercare un po' di variare, non farci giocare la storia di Dragon Ball in maniera troppo classica, altrimenti giustamente ragazzi nel 2024 sarebbe anche abbastanza noioso, no? Quindi ce la vogliono far vivere in modo diverso, con diversi punti di vista. E beh, comunque ci sta. そVediamo. して2つ目のモード、Andiamo avanti. カスタムバトルをご紹介いたBattaglia します。personalizzata, ok. こちらはオリジナルのシチュエーションのバトルを楽しめるモードです。Scontri con scene カスタoriginali. ムバトルモードの中にあるエクストラバトルでは、ゲームオリジナルの様々なシチュエーションのバトルをお Ok,楽しquesto è みいただけpraticamente まil す。what if. Ok. 中には特殊な勝利条件のものや途中でイベント演出が挟まるものなど、通常のバトルとは異なる戦いもお楽しみいただけます。また、エディットモードでは
プレイキャラクターやバトル前後のカットシーン、会話などをプレイヤーの皆様が自由に設定してオリジナルのバトルを作ることができます。そして作ったものはアップロードして世界中のプレイヤーの皆様と共有。Ah, bello, quindi aspetta, aspetta, va parecchio veloce. Praticamente possiamo creare delle battaglie personalizzate con tante modifiche. Cioè, ora non ho visto benissimo tutto, ma si può cambiare qualsiasi cosa, che è il campo di battaglia, il numero di personaggi, le condizioni. E in più queste sfide che creiamo possono essere condivise per farle giocare anche gli altri giocatori. Bella questa cosa qui. Bello, ci sta. Quindi creando storie, trame, beh, ci sta, ci sta. Extra battle を含め既存のバトルをカスタマイズして新たなバトルを作ることもできますので、ぜひいろいろなバトルを作って遊んでみてください。以上、エピソードバトル、カスタムバトル、2つのメインモードのご紹介でした。またゲームモードに加え、皆様から多くの声を頂戴。Attenzione, molti giocatori locale. お話ができればと。Ecco, su cui ci sono state molte domande. 本作はプレイヤーの皆様がどれだけドラゴンボールのキャラクターになりきった体験ができるかということにフォーカスして開発を進めてまいりました。木を高めるだけで風が巻き起こったり、天気が変わったり。Vabbè. バトルの余波で今や建物が。Tutto molto bello. Gli effetti, va bene. より気持ちよく体感できるよう。最新のプラットフォームだ。Sì, va bene, l'ambientazione molto distruttibile. リアルタイムに描くようにしています。それらの表現とかつてのような画面分割でのローカル対戦と両立させるのは困難であったものの、皆様により良いゲーム体験を提供できるよう、今作ならではの形を模索し、オンラインでの対戦を前提としたゲームとして開発を進めてまいりました。ただ少しでもより多くの方、多くのシチュエーションで遊んでいただきたいと思い、結果精神と時の部屋限定で画面Sì, eccolo! Eccolo! L'hanno messo! Minchia, per un attimo mi stavo cagando addosso! Quindi, attenzione, multigiocatore locale c'è, quindi si può giocare con un amico, ma a causa degli scenari con la distruttibilità, quindi molto complessi da gestire per le console, hanno optato per mettere lo schermo condiviso solo per la stanza dello spirito e del tempo. Quindi questo sarà l'unico scenario utilizzabile per poter avere il giocatore, insomma, con schermo diviso. Quindi c'è, ma un po' limitato da questo punto di vista. Allora aspetta, qui invece dice, dato che la selezione del personaggio è stata concepita per un singolo giocatore, purtroppo c'è qualche inconveniente durante questa fase prima delle battaglie a schermo diviso. Cioè in che senso? I due giocatori non possono selezionare simultaneamente il proprio personaggio, quindi dovranno farlo uno alla volta. Vabbè. 不便な箇所が残ってしまいますが、身近な人とお楽しみいただけると嬉しいです。今回ご紹介させていただくゲーム内容は以上となりますが、本作の魅力がお伝えできていれば幸いです。また現在予約解禁しております。OK, per i disponibili, va bene, c'è standard, deluxe, eccetera eccetera. Sì, abbiamo capito che, che volete i nostri soldi, abbiamo capito. Ve li daremo, tranquilli. Per concludere, abbiamo rilasciato trailer dei personaggi che potrete usare nel gioco, quindi ricordatevi di guardarli. Vabbè, trailer quelli usciti finora. Stiamo nel massimo per l'uscita di Dragon Ball Sparking Zero, speriamo di poter contare ancora sul vostro sostegno, grazie. Allora, ok, è andata e che dire, ragazzi? Sembra essere abbastanza variegato dal punto di vista della possibilità delle battaglie. Negli anni si sono praticamente accorti del fatto che ci sono state un sacco di mod per Dragon Ball Budokai Tenkaichi e quindi hanno cercato di darci questo, cioè la possibilità di creare un sacco di what if con tante modifiche all'interno delle, insomma, battaglie e storie. E questo è molto positivo, ragazzi, perché comunque Dragon Ball, dopo tanti anni, con la storia che ormai la sappiamo a memoria, era importante cercare di non rendere il gioco troppo classico, troppo ripetitivo, e questa è tanta roba. Per quanto riguarda lo schermo diviso, è un po' una cacata così,
onestamente, però che dire, sempre meglio che non averlo, perché a quanto pare, da quello che hanno detto, avere lo schermo diviso con tutti gli scenari, insomma, liberamente come si faceva su, insomma, i vecchi Budokai Tenkaichi è un po' complesso a causa appunto degli scenari, insomma, degli effetti che ha questo gioco che richiederebbe ulteriore energia da parte delle console. Però dai, ci sta, alla fine può andar bene anche così. L'importante è che c'è, ragazzi, perché poteva proprio non esserci e lì sarebbe stato, cioè, se ne sarebbero lamentati tutti. Detto questo, quindi, bene, bene così, ragazzi, l'11 ottobre si avvicina. Tra l'altro vi lascio nei commenti il link per acquistare in particolar modo la versione PC, ragazzi, che è scontatissima nel link che vi lascio, la versione deluxe che contiene Season Pass, accesso anticipato è sugli 80 euro, tanta roba. E poi trovate anche la prenotazione, ragazzi, se volete, per la versione console, sempre nei commenti. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io sono sempre in super mega hype. Stanno cercando, ragazzi, di accontentarci. Dai, possiamo dire che stanno cercando di accontentarci. Quindi, dai, alla fine va bene anche così. Purtroppo modalità schermo condiviso non è, diciamo, completa del tutto, però almeno c'è, cioè, nel senso, se vogliamo fare degli scontri con degli amici con noi insieme e non soltanto online, si potrà fare solo nella stanza dello spirito e del tempo, però dai, almeno c'è. Detto questo, iscrivetevi al canale, ragazzi, e niente, chissà quando uscirà il prossimo trailer con i personaggi. Qua stanno rilasciando un trailer al giorno, un altro po', tanta roba, ragazzi, veramente tanta roba, sembra che ci tengono davvero tantissimo a questo gioco e si vede, si vede. C'è ancora qualcosina da sistemare, un po' di difettucci che si vedranno ancora sui personaggi, però dai, ci lavoreranno sicuramente. Voglio dire, hanno portato Xenoverse avanti per anni e anni, penso che Sparking Zero potrebbe ricevere un supporto simile, se non ancora maggiore. Quindi, ragazzi, iscrivetevi e mi raccomando, link nei commenti per prenotare il gioco e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!